Buon pomeriggio e ben ritrovati amici di Gossip Mania, eccoci qui dopo una brevissima pausa pasquale, ma ovviamente abbiamo tantissimi argomenti da analizzare, tutto ciò che è successo in questi giorni di festa, ovviamente che hanno aiutato anche il ritrovarsi e lo sbocciare dell'amore, ma ne parleremo tra pochissimo. Prima di tutto, ben ritrovata Elvira. Ciao Alessia, ben ritrovata e ben ritrovati a tutti. È stato uno stop un pochino lungo per noi perché insomma ci sono parecchie cose di cui Eh parlare. sì, infatti poi non siamo abituate a questi stop, quindi abbiamo veramente tanti argomenti arretrati. Prima di tutto, tutto bene Pasqua? Com'è andata? Tutto bene, Pasqua, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto nella nostra cameretta perché insomma Esatto. non si poteva fare granché, però insomma ci siamo riposate, mettiamola così. Tu invece ti sei data allo sport, ho Sì, sentito. soltanto ieri, ma perché per il secondo giorno consecutivo a casa era difficile mangiare, quindi ho approfittato, sono scesa per un po' una Una camminata, diciamo camminata. sport è anche una parola troppo impegnativa per una camminata, quindi ho Vabbè, approfittato. almeno abbiamo approfittato perché ieri era la prima Pasquetta, almeno della mia vita, con il sole e un Vero, anche cielo l'anno terso. scorso mi ricordo che infatti allo stesso modo sono stata un po' sul balcone anche ieri, stessa cosa da domani tornerà il freddo, quindi Certo. facciamo servizio pubblico, mi raccomando, portate un cappottino, una Sì. sciarpetta in più perché domani 2 giorni di freddo e poi temperature primaverili. Ecco, abbiamo fatto anche il meteo, Sì. giustamente ci sta un po' di informazioni utili per i nostri telespettatori, però abbiamo tanto di cui parlare perché ovviamente, come ho detto in avvio, la Pasqua sicuramente ha aiutato l'amore a continuare a sbocciare, possiamo dire, coppie che sono ritornate, coppie che si sono consolidate, coppie sempre più dolci all'insegna proprio delle uova di Pasqua, ed è stato questo il caso di Diletta e Gian, sempre più uniti, sempre più complici. Sono ritornati sui social, eravamo un po' preoccupate anche nelle scorse settimane, poiché vedevamo tante storie di Gian, ma Diletta sembrava non reagire, ed invece eccoli qui che sono entrambi in casa, ovviamente per le restrizioni Covid. Hanno trascorso però Pasqua, ovviamente anche la Pasquetta insieme. Insieme ad aprire uova pasquali, così come coppie normali, ma soprattutto con uno sguardo veramente innamoratissimo. Diciamo che è stato un bel modo di ritornare sui social perché ci hanno fatto anche un pochino sognare e vedere come la tranquillità e la serenità alla fine sia qualcosa che ricercano un pochino tutti. Perché ecco, ci troviamo tutti nella stessa situazione, chiusi in casa per le restrizioni Covid, però insomma l'importante è cercare di trovare un proprio equilibrio in questa situazione. Devo dire che loro ci sono riusciti, però hanno cercato anche di entusiasmare i fan facendo vedere che insomma Diletta non è poi così fredda come appare. Eh sì, solo apparenza, infatti varie storie pubblicate proprio da Diletta con queste uova pasquali e con il consueto rito ovviamente di rompere l'uovo per scoprire la sorpresa, uovo personalizzato Ovviamente. sicuramente, regalato da Gian con scritto Buona Pasqua Diletta, un uovo enorme che poi hanno scritto nella descrizione della foto innamorati del cioccolato, ma penso anche innamorati l'uno dell'altro sicuramente. Diciamo che era un po' una frecciatina per tutti noi curiosi perché eravamo lì pronti a cercare di scoprire, anche se magari all'interno di quest'uovo fatto appositamente per lei, insomma, ci potesse essere qualche altra sorpresina, però insomma l'anello c'era sulle dita bellissime di Diletta, quindi insomma abbiamo avuto un po' di conferme. Infatti anche io subito ho cercato di guardare per avere conferme. La cosa che mi stupisce, ma neanche troppo, perché anche questo già l'avevamo detto da tempo, è lo sguardo di Gian Un che quasi, romanticone. sì, quasi si disinteressa delle foto, ma guarda Diletta veramente perdutamente innamorato, cioè si vede proprio quello sguardo di uomo perso della sua donna. La stessa cosa però non vedo in Diletta, Beh, nel l'avevi senso, detto poi, l'avevi l'avevo detto. detto, però lui effettivamente è molto preso dalla situazione anche, perché credo che siano dinamiche che lui possibilmente ha vissuto, però sai, in Italia è tutto molto amplificato, quindi qualsiasi cosa, anche la Pasqua, viene vissuta in modo particolare. E forse anche questo trovare un equilibrio
ordinario, una routine nel trascorrere anche le vacanze insieme avrà sicuramente aiutato Gian, che si trova lontano ovviamente dai suoi familiari, quindi insomma si è trovato accolto in una famiglia italiana, oltre a quelle insomma dei fan che erano lì a sbirciare. Ma le storie dell'uovo sicuramente in modalità selfie, diciamo, perché si vedeva anche la location. Poi c'è stata persino un'altra foto, ovviamente bellissima, con questi colori, questo sfondo particolarmente bello, e lì poi viene il solito dubbio: sono bravissimi a farsi selfie e gli autoscatto, oppure effettivamente la foto è pensata, posata, e c'era persino un'altra persona che l'ha scattata? Non voglio pensare che insomma siano così belli da essere anche fotogenici. Sicuramente insomma c'è qualcosa che va a loro favore, però insomma ci sono anche momenti in cui si mangia, in cui non si viene benissimo, almeno noi comuni mortali. Fatto sta che questo fa discutere, perché nel caso in cui insomma ci fosse una terza persona, chi è? Punto primo, e punto secondo, dove si colloca, cioè come fa a beccare queste luci perfette da farli venire come fotografo personale, cioè lo chiamano, fotografo vieni che abbiamo bisogno di un po' di foto da pubblicare sui social. Diciamo che lo dovrebbero tenere come uno zainetto, perché all'improvviso decidono insomma di fare qualche scatto. Fatto sta che insomma entrambi sono bellissimi, nulla da togliere, però queste foto così perfette insomma tolgono anche un pochino il senso di quello che era il messaggio che volevano trasferire. È vero, anche se la stessa Diletta ha un po' questa abitudine fondamentalmente, sì, che ovunque vada c'è questa foto pronta, foto perfetta per pubblicizzare ovviamente anche i suoi social, e molti poi puntano il dito perché dicono che nelle foto che pubblica ci sono delle differenze nel suo corpo rispetto alle foto delle storie che magari si fanno in maniera distratta, quindi molti dicono forse, nonostante ovviamente la stessa Diletta sia bellissima, ha un corpo perfetto e così via, qualche ritocchino, qualche cosa di fotoritocco anche lei la farà. Probabilmente insomma si è creata anche un pochino di confusione tra il personaggio e la persona, sì, perché vero, anche mostrarsi un pochino così nature, diciamolo, non può che fare bene, insomma rende anche un pochino più umana l'immagine che abbiamo di Diletta Leotta, che viene pur sempre criticata insomma per essere una donna di plastica, una Barbie girl, però insomma è un qualcosa di comune, perché proprio ieri ne parlavo con la mia amica, che mi mostrava come in realtà nei video si appare in un modo e poi nelle foto postate su Instagram si è perfetti, quindi c'è sempre questo filo un pochino di amarezza che si ha quando si vedono queste cose. Bisogna sempre controllare i tag, sempre controllare i tag. Come hai detto giustamente tu, ci si aspetta le nozze da un momento all'altro, poiché Gian è stato chiaro, la proposta l'ha fatta Diletta, è pronto eventualmente per un passo importante, però Diletta sembra che continui a temporeggiare. Potrebbe anche temporeggiare, sai, perché vuole fare un matrimonio insomma più sfarzoso all'Elettra Lamborghini, quindi un qualcosa di non sobrio, anche se devo dire la verità stupirebbe nel fare una scelta del genere, perché insomma fatto sta che questo amore viene insomma mostrato solo da Gian, però lei sembra essere, sai, quella lì distaccata che si fa corteggiare perché insomma Gian è uno dei tanti, questa è l'immagine che dà. In realtà credo che ci siano molte cose che non vengono dette, perché insomma io non posso dimenticare, almeno come valore, che Gian conosce già la mamma di Diletta, quindi insomma questo è un conosciuta subito. Insomma, è un dettaglio fondamentale, perché almeno per noi italiani la famiglia è un qualcosa di fondamentale, quindi presentare i genitori è un passo importantissimo. Ma lo dici, già mi viene l'ansia. Eh sì, è proprio l'ansia, anche ansietta. Perché poi penso che ci sia stato anche il giro di telefonate, di auguri, videochiamate e così via, per cercare insomma di avere, sai, quella riunione familiare che non si può avere in quest'epoca. È molto molto probabile, ovviamente continueremo a seguire tutti i movimenti, anche eventuali nuove proposte di matrimonio, magari per convincere la stessa Diletta, anche perché è passato relativamente, veramente poco tempo, quindi c'è tutto il tempo ovviamente per suggellare questo amore che sembra stia andando contro ogni previsione a gonfie vele. Ci stupiscono sempre, devo dire la verità, c'è una aspettiamo di ogni, diciamo che gettiamo anche quel dubbio che però non viene accolto, perché insomma
Per il momento impeccabile, almeno da ciò che si vede, da ciò che dicono anche gli amici, le persone dello spettacolo. Quindi per il momento un amore folle, un amore folle. Un amore folle, fortunati loro che sono ovviamente una bellissima coppia. Ritorniamo su un altro argomento che abbiamo analizzato qualche settimana fa, perché abbiamo parlato anche dell'amore che sembrava ormai finito tra Arisa e Andrea Di Carlo. E qui già c'erano stati dei vari tira e molla, facciamo un po' di rewind. Si sono conosciuti a settembre, questo cambio di vita di Arisa, che è diventata professoressa, sì, possiamo dire tutor in un famosissimo talent di Queen Mary, e proprio da lì si è trasferita a Roma, nuove conoscenze, ha voltato pagina, ha conosciuto Andrea, subito amore folle. Infatti dopo pochi mesi, già verso il mese di dicembre, quando abbiamo iniziato poi Gossip Mania, possiamo dire proprio in quel periodo post natalizio, girava la voce di questa proposta di matrimonio confermata dalla stessa Risa. E poi zac, intervista la da Mara Venier, pianto, dramma. E i due, proprio dopo quell'intervista e varie remore della stessa Arisa, si sono lasciati. Lì però c'è stato anche un altro sviluppo, poiché Arisa ovviamente è andata a Sanremo, varie esibizioni, e lo stesso ex fidanzato ha pubblicato già in quel periodo post Sanremo dei video con le canzoni di Arisa, con il duetto con Michele Bravi, quindi già da lì si pensava a una sorta di riavvicinamento. Di avvicinamento che, cara mia Elvira, c'è stato proprio in questi giorni di Pasqua, sicuramente complice anche le restrizioni, il dover stare a casa, la pandemia e quindi queste nuove riflessioni. E quindi Andrea Di Carlo si è sbizzarrito con foto, video, e sembra proprio che siano tornati ufficialmente insieme. I dettagli te li do tra pochissimo, perché voglio sentire prima il tuo parere. Allora, dobbiamo dire che Arisa negli ultimi giorni, almeno nella trasmissione di sabato di Queen Mary, ha fatto notare molto entusiasmo anche nella gara, anche perché aveva questo baffetto un po' caratteristico, un insolito baffetto, lanciando poi anche un messaggio sociale, perché certo, insomma, si faceva riferimento anche ad una categoria che purtroppo è stata molto colpita dal Covid. Però ecco, già lì ho notato un piccolo cambiamento che mi ha fatto pensare, anche perché poi sono uscite tramite i social alcune delle foto che avevano insieme, e anche video privati della coppia, in cui anche stando sul divano, sai, si mostravano molto vicini. Poi è arrivata questa notizia, diciamo, come un fulmine al ciel sereno, perché lei stava benissimo, insomma, senza il fidanzato, però invece lui mandava questi messaggi, questi segnali, quindi sai, lei non rispondeva, non ripostava, quindi ho pensato ad un no secco. Sì, anche io infatti avevo pensato la stessa cosa. Infatti, secondo me, lei ci sta ancora pensando, perché sì, come il caso precedente, sta facendo tutto lui, sì, come sì, si dice in gergo. Infatti, secondo me, ha completamente sbarellato, sempre scomodando il gergo giovanile, poiché ti vado a dare alcuni dettagli che possiamo vedere anche dalle grafiche, che ha pubblicato prima la storia in una campagna, quindi con un paesaggio anche abbastanza cupo e grigio, con delle parole di un testo di una nota canzone di Laura Pausini, e ritorno da te nel silenzio che in me. Quindi già quello di una tristezza, diciamo, non lascia presagire una situazione tranquilla, sicuramente. E poi ha pubblicato un'altra storia scrivendo: quando siete felici fateci caso, quindi lì è diventato felice, che rappresentava, diciamo, questa scena nel letto con Arisa di spalle, che stava beatamente dormendo con una camicia da notte in raso, quindi anche, diciamo, una foto abbastanza dolce che faceva presagire una certa intimità. Diciamo che, insomma, un po' di tristezza che permea questo romanticismo, sai, nostalgico, un po' insomma, della tradizione classica, però fa pensare che sicuramente quello più cotto è lui, cioè lo dobbiamo dire. Lei invece vuole mostrarsi, sai, come la tipica donna tutta da un pezzo, però probabilmente, insomma, ci sono dei dettagli che fanno pensare che Arisa non sia effettivamente convinta, perché è una donna che utilizza molto i social e sì, invia dei messaggi anche subliminali a volte, perché
soprattutto nell'ultimo periodo, insomma, si era resa protagonista di alcuni scatti bollenti, diciamo così, per avere anche il supporto da parte di altri uomini. Quindi questo periodo di transizione può aver aiutato il compagno a capire che lei è effettivamente la donna della sua vita, però magari lei non è convinta di questo. Perché, sai, insomma, da qui a pensare che due persone si vogliono sposare, vogliono stare insieme, che poi esattamente un mese dopo invece decidono di percorrere delle strade separate, fa pensare che insomma ci sia qualcosa a livello caratteriale più che altro che non li rende compatibili. Verissimo, infatti anche secondo me è ancora abbastanza scettica, però magari c'è stato un riavvicinamento proprio per questi giorni di Pasqua e chissà, vedremo cosa potrà succedere. Noi intanto ci fermiamo per un pizzico di pubblicità e ritorniamo tra pochissimo a Gossip Mania. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ritrovati amici di Teleprima dopo un pizzico di pubblicità. Stavamo parlando di amori che si sono rinsaldati in questi giorni, come quello di Gian e di Letta, di un ritorno di fiamma che ha coinvolto Arisa, che secondo noi resta alquanto scettica sul suo ex fidanzato. E ora parliamo invece del recupero di tutto ciò che è successo nei talent, nei reality del fine settimana, perché si sono consumati una serie di drammi, sì, riprendendo la parola molto abusata ed esagerata, ovviamente siamo sarcastiche, della scorsa settimana, perché anche in questo caso, nel weekend e anche nella giornata di ieri, fiumi di lacrime. Un disastro totale proprio. La Gioia ha abbandonato i corpi dei nostri famosi. Eh sì, infatti di gioia ce n'è veramente poca e c'è persino chi si è già pentito di essere andato all'Isola dei Famosi. Ecco, noi avevamo tanto investito, sì, su di lui, avevamo detto sarà il personaggio che darà una svolta all'isola, giovane, brioso, reduce da tanti reality, con il supporto della fidanzata. Invece a bacchettarla è stata proprio la fidanzata Arianna, e stiamo parlando di Andrea Cerioli, che proprio a Nafraghi non piace, a Ilari non sta piacendo, alla fidanzata sta deludendo, poiché proprio nella penultima puntata Arianna gli ha detto: Andrea, ti devi svegliare. Insomma, non ce l'aspettavamo, sai, perché per sembra niente. Arianna la parte, sembra essere la parte più fragile della coppia, perché insomma è quella che mostra più anche il suo modo di essere, a differenza di Andrea. Però devo dire che avevamo investito tanto su questo ragazzo, ma è come se si fosse assopito una volta arrivato sull'isola, perché si è proprio spinto. Fatto sta che insomma l'avevamo detto, nell'ultimo periodo lui è diventato un uomo molto più razionale, molto più calmo, quindi insomma ha avuto, sai, questo passaggio, questa transizione nella fase adulta, però un po' troppo adulta, insomma, sembra un ottantenne, quando in realtà ci sono poi altri uomini sull'isola che si danno da fare. Fatto sta che probabilmente, insomma, i primi giorni sull'isola sono quelli anche più duri, perché sì, bisogna adattarsi, e se non si ha uno spirito di adattamento molto forte diventa anche difficile fare i conti con se stessi, quindi insomma è anche comprensibile, però esagerato. Sì, esagerato, anche perché, come già abbiamo analizzato qualche giorno fa, ha cominciato a lamentarsi degli insetti, del freddo, della pioggia, veramente di qualsiasi cosa, e poi secondo me sta diventando un po' un cane che si morde la coda, poiché sta andando in panico da solo, proprio perché non riesce ad esprimersi al meglio, a lasciarsi poi comprendere dai naufraghi, ma soprattutto è veramente sottotono, quindi non possiamo pensare che sia neanche una strategia, è proprio essere avulso dal meccanismo del reality in questione. Diciamo che
È appena arrivato sull'isola, quindi sai, dovrebbe essere come Valentina Persia, bella, bella forte, bella, bella carica, invece si è proprio spento e devo dire che non me l'aspettavo, probabilmente perché stesso lui non si aspettava di avere questo tipo di reazione. Devo dire che il suo arrivo sull'isola non è stato dei più spettacolari, però è stato uno di quelli più discussi sicuramente, perché l'avevi detto stesso tu, stava insomma lì pronto ad entrare nel gioco. Aspettando che qualcuno abbandonasse. Però ecco, vedo che non riesce a creare anche dei legami con nessuno dell'isola ed è come se fosse un isolano a parte, quindi probabilmente hanno sbagliato anche la sua collocazione all'interno dell'isola, perché poteva essere, diciamo, un jolly da giocare, sai, inserendolo su un'isola diversa, come si faceva un po' di tempo fa. Isolano isolato, possiamo dire, che poi puntualmente viene nominato proprio dai suoi compagni di avventura e tutti con la stessa motivazione. Lo vogliamo spronare a fare di più, non sta dando veramente nulla a quest'isola e non è di compagnia, che poi sono le cose peggiori che si possano dire. Però insomma, utilizzarle come scuse per la nomination è un po' da persone non corrette, diciamo. È un po' come il Grande Fratello, nomino X perché la persona con cui legato di meno, diciamo, quindi proprio quando non si sa cosa si vuole dire. Sì, anche perché effettivamente non ci si conosce, quindi non si sa il potenziale di quella persona e non si sa se effettivamente la nomination può sollevarlo o meno. Fatto sta che devo dire che i ragazzi ci hanno provato ad avere un dialogo con lui, però con scarsi risultati, perché piange una continuazione, insomma, e dice che non riesce a sopportare queste mancanze che sente. Eh sì, mancanze che sente, anche se, come abbiamo detto, ha tutto il supporto della fidanzata, anzi è stato ancora peggio poi quando l'ha sentita in videocollegamento, pensavano magari di fare cosa gradita, invece è andato ancora più in crisi, proprio perché anche la fidanzata, come abbiamo detto prima, l'ha bacchettato duramente. Sì. Pensa che poi in questi giorni è stato anche il compleanno di Arianna, che insomma, essendo nata in questi mesi, purtroppo festeggia da sola e questa volta ancora di più, però insomma ha scherzato su questo. Questa cosa, quindi stiamo vedendo un lato di Arianna che sicuramente non era quello da combattiva, che non era venuto fuori, quindi si capovolgono per certi versi i ruoli in cui effettivamente la donna a volte fa da uomo nella coppia. Sì, anche perché credo che le abbia ben chiaro che ovviamente questa è una grande opportunità anche per la carriera, quindi certo. Nel momento in cui te la giochi male è una doppia disfatta per entrambi, che comunque stanno proseguendo in questo cammino di vita, ma anche nel lavoro insieme, dove i social fanno una grandissima parte, quindi se ti bruci e non dimostri carattere in questa grandissima vetrina dell'Isola dei Famosi in un'edizione anche abbastanza sottotono, poi magari ti precludi anche tante chiamate in futuro. Ed è quello che insomma credo accadrà se Cerioli non si dà una svegliata, perché diciamo che non è molto difficile, almeno dal mio punto di vista, adattarsi ad un ambiente come quello dell'isola, perché fatto sta che si hanno delle privazioni, però insomma in un periodo del genere in cui abbiamo avuto la privazione, sai, dei legami, degli affetti, credo che la privazione anche di un semplice dentifricio non possa causare poi una crisi esistenziale. Fatto sta che probabilmente insomma anche le ripercussioni della pandemia si stanno mostrando sotto diversi aspetti in questi isolani, perché insomma anche noi molto spesso abbiamo, sai, quel nervosismo che non si capisce la causa di queste cose, solo che quando si è con se stessi, di solito la sera, insomma, riaffiorano tutti questi pensieri negativi. Invece in Cerioli sono H24, quindi speriamo. Su Andrea. Su Andrea, riprenditi, così come speriamo si riprendano anche gli altri naufraghi, perché infatti sono stati bacchettati anche dalla stessa Ilari, che è stata protagonista di un momento di altissima televisione, perché testualmente ha detto, lo possiamo ripetere perché l'ha detto lei in una televisione nazionale, quindi lo possiamo ripetere testuali, ha detto: possibile che non pescate, non fate niente, vi abbiamo dato una rete per aiutarvi e ci avete giocato a pallavolo, quindi proprio spirito del naufrago zero, insomma siete delle pippe al sugo. E ha ragione. Ha ragione, anche perché insomma vedo che non si lamentano solo questi isolani, non si danno da fare, quanto in realtà già arriva, si vedono dei pesciolini che insomma circolano per di là. Invece è come se attendessero solo la trasmissione per far venire fuori quelli che sono poi le incomprensioni settimanali
E poi durante la settimana, insomma, c'è calma piatta, quello che insomma non è poi una delle caratteristiche dell'isola. Sai, negli anni scorsi i ragazzi si lanciavano anche in alcune avventure alla scoperta dell'isola, scoprendo non soltanto animali nuovi, ma anche nuove tipologie di cibo. Quindi, insomma, quella preparazione che fanno prima di andare sull'isola, pensavo e speravo che potesse servire loro per anche adattarsi a questo nuovo stile. Invece li vedo sotto al sole, nell'acqua, e a chiacchierare e a sparlare l'uno dell'altra. Senza alcun mordente, sicuramente Ilari sta ascoltando anche un po' gli umori della piazza, infatti lei l'ha detto anche in diretta, tutti dicono che sia la peggiore edizione con il peggior cast, quindi ha fatto anche un po' mea culpa ovviamente, ma non si aspettava assolutamente una resa del genere, resa che poi sta deludendo tanto anche per quanto riguarda le donne, perché avevamo detto questo zoccolo duro delle donne, invece la Martani uscì, la Isoardi, che era una delle favorite, è andata sull'ultima spiaggia, quindi anche in quel caso c'è stato un po' un capovolgimento di fronte. E devo dire che forse la scelta di mandare la Isoardi sull'ultima spiaggia è stata forse anche molto strategica, perché credo che sia una delle poche, insieme poi anche a Vera Gemma, che insomma che se ne dica, è quella che resiste, dà, infatti, tante nomination, ma resiste, è quella che ha dire qualcosa. Anche attirato l'appeal del pubblico, perché è quel tipo di personaggio, sai, che mette zizzania, lancia il sassolino e nasconde la mano, quindi insomma è un po' uno dei personaggi chiave di questa edizione. Però probabilmente insomma la Isoardi sta facendo venire fuori la sua vera natura, e forse questa cosa era possibile solo sull'ultima spiaggia. Si sta prendendo anche in confidenza, infatti tra i vari giornali online di gossip hanno detto finalmente si è messa in bikini, quindi si sta approcciando al meglio anche con l'isola. Vedremo ovviamente cosa succederà, chi resisterà, chi litigherà un po' le dinamiche, speriamo che possano aumentare un po' queste dinamiche dell'isola. Parliamo ancora di un altro noto talent, questa volta di Queen Mary, anche lì lacrime, polemiche, non si è capito assolutamente nulla, perché infatti hanno iniziato a puntare un po' il dito contro i giudici, la giuria del noto talent di Maria De Filippi, poiché Stash, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto sarebbero protagonisti di numerose ingiustizie per quanto riguarda le eliminazioni. Infatti è stato eliminato il bravissimo ballerino Tommaso, alla fine è stata eliminata anche la ballerina Rosa, che proprio non piaceva alla Celentano, con grandissime lacrime, grandissimi drammi, perché è stata eliminata in una sfida all'ultimo sangue con il suo fidanzato Daddy, e ti lascio immaginare cosa non è successo. Cuori infranti ovunque. Devo dire che a livello umano l'uscita di Tommaso, il ballerino, è stata abbastanza toccante, perché vero, insomma, ha dimostrato una grande crescita, soprattutto all'interno della scuola, e devo dire che, come ha detto anche Queen Mary, era forse l'unico più educato all'interno, insomma, della scuola. Verissimo. Perché insomma ha dimostrato di essere un ragazzino molto giovane, però al contempo anche molto saggio, che è cresciuto nel talent, facendo sì che insomma venisse fuori anche la sua qualità. Diverso invece è stato poi il discorso per Rosa e Daddy, perché insomma è stata chiacchierata questa scelta dei giudici, però devo dire che probabilmente insomma erano chiari alcuni passaggi in cui la stessa Rosa non sembrava essere, sai, la reale protagonista che meritava questa puntata del serale, quindi insomma ha fatto discutere questo. E devo dire che sui social è stato creato poi anche un continuo paragone tra l'uscita di Tommaso e quella anche di Rosa, dimostrando come in realtà insomma vinceva ancora una volta il talento piuttosto che il sentimento. È verissimo, anche perché ovviamente è stata poi una sfida, quella tra Daddy e Rosa, particolarmente sentita, non solo per il dispiacere dell'eliminare l'altro, quindi il fidanzato proprio a causa di se stesso, quindi è stato doppiamente brutto, ma anche perché ovviamente a 18-20 anni ogni distacco è un dramma, sì, soprattutto quando poi una coppia è nata proprio con quella forma mentis di vivere H24 insieme nella stessa
stessa squadra, nella stessa casa, un percorso anche insieme in questo talent, ovviamente anche 2 settimane di distacco possono sembrare un'eternità, ma giustamente lì sono intervenuti sia Maria De Filippi che lo stesso Stefano Di Martino, che hanno ben chiarito sia gli obiettivi del talent show, quindi è quello di un unico vincitore, quindi pian piano saranno eliminati tutti fino alla finale, ma soprattutto l'amore va avanti anche dopo un programma televisivo, c'è assolutamente modo di rivedersi e di vivere ancora l'amore insieme, e nel caso della carriera ovviamente questo è soltanto un punto di partenza, certo, non un punto d'arrivo. Ed è questa la confusione che fanno i ragazzi, e credo che questo sia legato anche alle modalità in cui viene effettuato questo talent. Devo dire che Maria, come sempre, insomma, sembra essere la madre un pochino di tutti, perché quando insomma c'erano i 2 ragazzi che piangevano senza insomma riuscire a smettere nemmeno per un secondo, ha dato loro anche un momento per, sì, per stare insieme, cercando anche di aiutarli in questa scelta. Però devo dire che insomma è stata un po' cattivella come decisione da parte dei giudici, però credo che ancora una volta insomma le nomination che sono state fatte dalle squadre erano volte anche ad eliminare gli anelli un po' più deboli, sì, della squadra, e quindi insomma ha fatto discutere anche questa vittoria della squadra della Cuccarini e di Arisa, perché insomma devo dire che hanno sbarellato parecchio, anche perché nello scegliere Tommaso insomma anche lì si è sentito un boato da parte del pubblico. Eh sì, anche se Arisa poi ha subito proposto un lavoro importante per Tommaso, ha detto sarai sicuramente il prossimo ballerino del mio videoclip, quindi lui tra le lacrime è stato anche molto felice di questo. Tornando giusto in chiusura a Daddy e Rosa, c'è anche una terza incomoda, perché infatti ha subito rivendicato il suo ruolo di prima fidanzatina proprio durante il talent. Arianna, che è stata eliminata già molto tempo fa, ma ha detto in realtà Daddy all'inizio del talent ha avuto una simpatia per me, però comunque sono stata felice nel vedere che si sia legato così tanto a Rosa. Lì tutti i fan l'hanno tacciata di essere gelosa, e quindi è nato un botta e risposta sui social, che forse è ciò che voleva anche la stessa Arianna. Eh sì, devo dire che insomma a livello canoro non è riuscita ad andare avanti, no, e quindi ha cercato di trovare la strada più semplice. Devo dire che tra ragazzi è anche normale che ci sia questo tipo di gelosia, però insomma spero che da questo punto di vista insomma non ci sia stata cattiveria nel dire queste cose, perché insomma non si può frenare un sentimento, quindi se è nata questa relazione chissà se continuerà fuori, però insomma la promessa con cui i 2 si sono lasciati è che si rivedranno. Molto quindi carini, infatti, devo dire la verità. Sì, hanno quasi toccato anche me, che sono insomma avulsa da queste situazioni, però anche è stato anche carino vederli insomma disperarsi per questo distacco che è temporaneo, anche perché insomma il talent finirà da qui a poco, quindi sì, insomma assolutamente si tratta di pochissime settimane, però ecco insomma vivere H24 insieme e poi non vedersi per tanto tempo, insomma non dico che mina un rapporto nato in un reality, però insomma fa soffrire, quindi li vogliamo capire questi ragazzi. Sì, poi ho sorriso tantissimo perché Stefano De Martino ha detto io sono l'ultima persona, sì, che può parlare di queste cose, perché ricordiamo la liaison con Emma al tempo che fu, ha detto ma soprattutto perché ho versato più lacrime io in questo talent che in tutta la vita, quindi sono l'ultima persona che può giudicare ovviamente relazioni sentimentali nati proprio su quel palcoscenico, ma soprattutto lacrime ovviamente per quanto riguarda le eliminazioni. Sì, diciamo che soprattutto nel talent di Maria siamo abituati a vedere questo tipo di dinamiche, anche perché se ben ricordi la cara Elena D'Amario, che è ora una professionista a tutti gli effetti, al tempo si innamorò del cantante Enrico Nigiotti. Come no? E lui anche addirittura lì amore tormentato, mi ricordo. Se ricordi lui addirittura lasciò il programma perché era proprio in sfida con lei. Ma devo dire la verità, io mi immaginavo qualcosa del genere tra Rosa e Daddy, invece nessuno lui vacillava. Poi Rosa ha detto no, noi siamo qui per questo, dobbiamo sfidarci,
è il nostro ruolo, per quanto sia ovviamente brutto, brutta come situazione. Però mi immaginavo qualcosa. Sì, speravamo un po' tutti, anche perché insomma è un qualcosa di già visto, però fa sempre dolcezza vedere come in realtà questi ragazzi che si conoscono da una settimana si dichiarino amore eterno e siano addirittura pronti a lasciare queste possibilità alla compagna o al compagno. Però insomma questa cosa non è avvenuta e devo dire che ho visto molto più disperato Daddy che insomma Rosa, perché Rosa secondo me era consapevole che l'eliminazione era dietro l'angolo, anche perché non è sta settimana, sarà la prossima, perché è stata presa di mira veramente da tanto. Beh, anche un po' come H7, quindi insomma sono stati, ci sono alcuni ragazzi che hanno fatto discutere di sé e sicuramente anche per questo sono arrivati al finale. Brava Elvi, sei preparatissima. Sono preparatissima. Devo dire la verità, sì, sei veramente preparata. Sì, devo dire che sui talent io sono proprio insomma una passione che ho, anche perché devo dire la verità che in questo periodo stanno uscendo parecchi cantanti, parecchi ballerini, parecchi attori, quindi insomma trovare quel tipo di caratteristica peculiare al giorno d'oggi è diventato molto difficile, perché sentiamo sempre le stesse voci con questa autotune. Infatti c'è qualcuno che ti ha colpito? No, neanche a me. Niente proprio. Devo dire che forse i ballerini quest'anno erano quelli più preparati. Tommaso. Però Tommaso l'hanno fatto uscire, quindi insomma non ce vediamo. Lo vedremo. Però secondo me vincerà la schiera delle ragazzine, quindi uno tra San Giovanni e Bari, insomma, sicuramente. Però devo dire che a livello canoro quest'anno insomma si zoppica un poco. Sì, sì, si è un po' cavalcata l'onda della trap, un po' del genere musicale del momento, piuttosto che la voce importante come gli scorsi anni. Sì, anche perché insomma se pensi ad Annalisa, Emma, insomma Alessandra, sono tutte voci un po' particolari, e devo dire che poi anche Ibla e quell'altra ragazza, insomma Enula, ecco, erano delle voci particolari, però a breve insomma usciranno tutte quante, quindi, quindi hanno un destino segnato. Bene, noi siamo in chiusura, domani ovviamente vi terremo compagnia con tantissimi altri argomenti. Grazie mille Elvira Vigliano. Grazie Alessia, ci vediamo domani. Appuntamento a domani e buon pomeriggio con Gossip Mania. Alla prossima.